Questo è un momento di dolore per la salita al cielo del presidente Silvio Berlusconi. Lo è per il popolo di Forza Italia, lo è per il centrodestra, sua grande invenzione, lascito al nostro paese, e lo è per i tantissimi italiani che in tutti questi anni lo hanno seguito e sostenuto. Questo è il momento del silenzio, della preghiera, del rispetto per l'uomo Silvio Berlusconi. Intervengo sottovoce con il massimo rispetto perché mi sembra doveroso rendere noto il grande affetto che ci sta arrivando tramite messaggi, telefonate e la grande vicinanza di tantissime persone che vogliamo idealmente inviare alla famiglia di Berlusconi, a tutte quelle persone che si sentono colpite da questo lutto. Un grande ricordo che ho di lui, e mi commuove nel dirlo, è quando io vinsi a Fano per la seconda volta, e ero in quel momento il sindaco più votato d'Italia, in quel momento, nella città sopra i 50.000 abitanti, e lui mi chiamò per chiedermi a suo tempo di candidarmi alla presidenza della Regione Marche. Io, molto perplesso su questa cosa, gli dissi già, gli anticipai un no di fatto, perché mi sembrava ingiusto verso chi mi aveva votato così tanto fortemente a Fano in quel momento, ed io ero sindaco di nuovo per la seconda volta da pochi mesi, e lui però insistette e mi richiamò una seconda volta qualche giorno dopo. Io gli ribadii questa cosa, non so sinceramente come l'avrà presa in quel momento.